Incredibile, cari amici, incredibile. Il nostro prode Alessandro Di Battista diventa editor della casa editrice Fazzi, una pregiata casa editrice Fazzi. Non c'è mai un limite al baratro editoriale. Fazzi editore, la pregiata casa editrice Fazzi editore. Beh, io me ne intendo del mondo editoriale, sapete, me ne intendo tanto, perché c'è questo mio pamphlet, Editori e scrittori, che è stato recensito persino dal Corriere della Sera, Editori e scrittori. E voi questo pregiato pamphlet lo potete leggere gratis sul mio website. Qual è il mio website? Il mio website è questo qua, quello personale ovviamente. Il mio website personale, vedete, questo qua, www.masoniserafino.it. Poi andate sul mio website personale e trovate, e potete leggere gratis questo mio pamphlet, Editori e scrittori, lo potete leggere gratis. Io il mondo editoriale lo conosco come le mie tasche, e conosco anche la piccola, pregiata casa editrice Fazzi Editore. E Alessandro Di Battista, il nostro prode Alessandro Di Battista, ha già pubblicato due libri per le case editrici di Silvio Berlusconi, che sono Rizzoli e Mondadori, perché si vede che Alessandro Di Battista gli vuole bene a Silvio Berlusconi, non c'è niente di male, per carità, eh. E ha tirato i diritti d'autore da Silvio Berlusconi, perché le case editrici Rizzoli e Mondadori sono di Silvio Berlusconi. Io casa editrice Fazzi Editore mi prendo Alessandro Di Battista come editor. Alessandro Di Battista informa tutti che è diventato un editor, e così tutti si precipiteranno a mandare i propri manoscritti, i propri dattiloscritti ad Alessandro Di Battista, e così Todos Caballeros è diventato editor. Scusate, che cosa vuol dire essere un editor? Perché l'editore è una cosa, l'editor è un'altra cosa. Dentro una casa editrice l'editore è uno solo. Gli editor possono essere tanti possono essere gli editor. Che cosa fanno gli editor? Sono quelli che leggono i manoscritti, i dattiloscritti che arrivano, e formulano un giudizio. E poi gli editor sono pure quelli che lo ritoccano, lo correggono, lo perfezionano il manoscritto, il dattiloscritto. E questo lavoro si chiama editing. E io, se, per carità, non voglio offendere nessuno, ma che la casa editrice Fazzi Editore abbia preso come editor Alessandro Di Battista è un segnale angosciante della crisi della nostra editoria, capito? È un segnale angosciante, perché anche Fazzi Editore tiene famiglia, anche Fazzi Editore deve arrivare alla fine del mese, deve pagare le bollette, deve pagare gli uffici della casa editrice, deve fare tante spese di stampa, spese di distribuzione, deve arrivare alla fine del mese. E che cosa c'è di meglio che assumere come editor una persona nota come il nostro prode Alessandro Di Battista? E io, guardate che la notizia, così come l'ho ricevuta dal mio amico Mauro Milia, il quale Mauro Milia gli vuole tanto bene ad Alessandro Di Battista. Beh, io la notizia, così come l'ho ricevuta, ve la metto come link nel riassunto di questo video, e così voi la potete leggere con i vostri stessi occhi e liberamente commentare. Dio, come è caduta in basso
come è caduto in basso il mondo editoriale. Beh, ma io già una ventina di anni fa ne parlavo, in questo mio celeberrimo pamphlet, editori e scrittori. Ah, chiudo dicendo che La stirpe del serpente, questa mia opera che ormai ha una quindicina d'anni ed è esaurita, non si trova più nelle librerie perché è esaurita, la trovi solo su eBay te la mette all'asta, 150-200 euro, è battuta all'asta come un'opera d'arte. Beh, questa mia opera presto riappare nel catalogo della casa editrice Leonida Editore di Domenico Polico. La casa editrice Leonida Editore, dell'editore Domenico Polito, e un editor femmina, che l'editor, la parola editor è sia di genere maschile che femminile, un editor che si chiama Francesca Tuccio e ha fatto l'editing, un editing coi fiocchi. Vabbè, dai, se avete un manoscritto, un dattilo scritto, mandatelo ad Alessandro Di Battista, che è diventato editor della casa editrice Fazio Editore. E non c'è mai limite al degrado, cari amici, non c'è mai limite. Ok, cari amici, ok, Mauro Milia. A tutti tanti cari saluti da Serafino Masoni. Ok.